Con il succedersi degli scandali che hanno colpito i nomi più altisonanti dello sport, il doping è diventato un argomento di dominio pubblico. A Palazzo Badini, nell'ambito delle iniziative legate alla Maratonina dei Borghi, città di Pordenone, si è svolto l'incontro conversazione tra Alessandro Donati, autore del libro Lo sport del doping, chi lo subisce e chi lo combatte, già tecnico della Nazionale di Atletica, e l'assessore comunale alla cultura Claudio Cattaruzza. Oltre che il piacere di ospitare un po' il campione di quello che è stata la lotta antidoping in Italia, cioè Alessandro Donati, l'intento è non solo appunto di conoscere quello che è il suo pensiero e il lavoro che ha svolto molto egregiamente in questi anni, pagandone anche le conseguenze, ma anche quello di riuscire a mettere a fuoco, diciamo, quelle che sono le situazioni migliori per la nostra salute. Mi è sembrato doveroso dare una testimonianza di una vita, ecco, spesa a combattere questo mostro sempre più diffuso del doping, e a spiegare che oltre al doping degli atleti di alto livello, purtroppo ormai si sta sviluppando il fenomeno diffusivo del doping ai livelli inferiori e soprattutto ai livelli amatoriali, e che di questo diventa un problema diffuso di diseducazione che rischia anche di pesare sul futuro dello sport. E quindi ho cercato di lanciare un messaggio di rinnovamento dello sport giovanile, che può essere una prima strada per cambiare, ecco, ridare ai bambini il diritto al gioco e ai giovani il piacere di fare lo sport con serenità e senza pressioni di specializzazione precoce.